siamo contenti, la gente ha risposto sì, veniamo, siamo presenti. Questo è positivo e questo proprio è la cosa che noi volevamo e l'abbiamo avuto, dunque l'esame è superato, questo davvero l'esame è superato e siamo molto contenti per quello. Buona, anzi buonissima la prima. Nel Mezzogiorno d'Italia il primo appuntamento di vini di Vignaioli ha riscosso grande successo, garantendo copiosa partecipazione da parte dei wine lovers. A Bari una 2 giorni di incontri, degustazioni, appuntamenti, affari. 71 i produttori giunti da ben 16 regioni italiane. A trionfare la regione Tacco dello Stivale con le sue 11 realtà vitivinicole intenzionate a proporre le bontà made in Puglia. A seguire le aziende di Emilia Romagna e Toscana con 8 vignaioli e la Sicilia che ne ha contati 7. A Bari, per la prima edizione al sud di vini di Vignaioli, presenze anche internazionali con le 2 aziende giunte dalla Slovenia. La risposta è stata quella che ci aspettavamo, considerando comunque che Bari è un mercato, è una piazza per così dire, Bari, la provincia e tutto un po' il circondario fino a spingersi al territorio anche di Matera. È un territorio che ha trovato nel mondo del vino naturale un mercato sempre crescente, sia dal punto di vista della quantità di esercizi commerciali che lavorano con questi prodotti, che hanno rispetto, cura del territorio, tutela, quindi sono anche degli avamposti per la salvaguardia dei nostri territori, ma oltre questo, insomma, restituiscono a noi un prodotto che è quello della tradizione, il vino come si è sempre fatto, il vino come è sempre stato pensato dall'uomo all'uva, come si dice in certi casi. Tanta la gente accorsa che tra degustazioni, vini e stand di prodotti enogastronomici ha gustato le bontà della Puglia, ma non solo. Un evento questo di ampio respiro che vanta il patrocinio del comune di Bari. I presenti hanno potuto godere delle bellezze paesaggistiche grazie al tour Selale che ha attraversato la città di Bari e una grande festa a chiudere la 2 giorni dedicata al vino.